lettera alla figlia Lipsia e un pacchetto di corrispondenza trovato nelle cucine furono l'unico risultato di una perquisizione di 8 ore operata da 15 uomini. Poteva considerarsi una giornata di medio successo. Quando Scobie arrivò al posto di polizia, mise la testa nell'ufficio del commissario, ma l'ufficio era vuoto. Così sedette nell'ufficio proprio, sotto le manette, e cominciò a scrivere il rapporto. Una perquisizione speciale fu fatta nelle cabine tra gli effetti di vestiario dei passeggeri citati nei vostri telegrammi, senza risultato alcuno. La lettera alla figlia Lipsia era sul tavolo di fianco a lui. Scrisse: un maggiordomo licenziato per scarso rendimento riferì che il capitano aveva della corrispondenza nascosta nella sua stanza da bagno. Ne feci ricerca e trovai l'accusa lettera indirizzata a Frau Grener a Lipsia, nascosta sotto il coperchio del serbatoio del gabinetto. Sarebbe utile diramare una circolare su questo possibile nascondiglio, dato che finora non era stato preso in considerazione. La lettera era fissata con nastro adesivo sopra il livello dell'acqua. Rimase seduto con gli occhi fissi sulla carta e col cervello sconvolto da quel conflitto, che in realtà era stato risolto già qualche ora prima, quando Drus gli aveva chiesto nel salone. Ebbene? Ed egli si era stretto nelle spalle con un gesto la cui interpretazione era lasciata a Drus. Voleva quel gesto significare la solita corrispondenza privata che si trova sempre. Drus l'aveva interpretato come negativo. Scobie si portò una mano alla fronte e fu scosso da un brivido. Il sudore gli scese fra le dita e pensò: io abbia un accesso di febbre. Forse solo perché la temperatura del suo corpo si era rialzata, gli sembrava di essere sull'orlo di una nuova vita. Ci si sente così prima di una proposta di matrimonio o di un primo delitto. Prese la lettera e la perse. Era un atto irrevocabile, perché in quella città nessuno aveva il diritto di aprire corrispondenza clandestina. Fin nella colla di una busta poteva venir nascosta una microfotografia. Anche l'uso di un semplice codice di parole cifrate sarebbe stato al di là della sua competenza, e d'altronde la sua conoscenza del portoghese non gli avrebbe permesso di capire che il significato più superficiale. Qualsiasi lettera trovata, anche la più ovviamente innocente, doveva essere mandata intatta ai censori di Londra. Scobie, contro gli ordini più severi, stava esercitando il suo imperfetto giudizio. Egli pensò tra sé: se la lettera è sospetta, manderò il mio rapporto. Posso giustificare la busta stracciata. Il capitano volle aprire la lettera per mostrarmene il contenuto. Ma se avesse scritto così, avrebbe ingiustamente aggravato la sorte del capitano. Perché qual mezzo migliore avrebbe potuto trovare costui per distruggere una microfotografia? Bisognava pur dire qualche bugia, pensò Scobie, ma a dir bugie non era abituato. Con la lettera tra le mani, tenendola accuratamente sopra la carta asciugante bianca, in modo da poter vedere qualsiasi cosa potesse cadere tra i fogli, decise di non dir bugie. Se la lettera fosse stata sospetta, avrebbe scritto un rapporto completo su tutte le circostanze, incluso il proprio atto. Caro Raglitto, porta fortuna. Cominciava la lettera. Tuo padre, che ti vuol bene più che a qualsiasi cosa al mondo, cercherà questa volta di mandarti un po' più di denaro. So come sono difficili le cose per te, e il mio cuore sanguina. Ragnetto, porta fortuna. Potessi io sentire le tue dita sfiorarmi la guancia. Com'è che un grosso, grosso padre come me può avere una così bella e minuta figliola? Adesso, Ragnetto, porta fortuna, ti dirò tutto quello che mi è accaduto. Lasciammo l'Obito una settimana fa, dopo aver passato solo 4 giorni in porto. Sono stato una sera col signor Arancue e ho bevuto più vino di quanto non dovessi. Ma non ho fatto che parlare di te. Sono stato buono tutto il tempo che sono stato in porto.
perché l'avevo promesso al mio ragnetto portafortuna. E andai a confessarmi e comunicarmi. Cosicché se qualcosa mi dovesse accadere nel viaggio verso Lisbona, non avrei da passare tutt'intera l'eternità lontano dal mio ragnetto. Chi può prevedere ciò che si prepara in questi terribili tempi? Da quando lasciammo Lobito, avemmo sempre tempo buono. Perfino i passeggeri non soffrirono mal di mare. Domani sera, per festeggiare di avere finalmente lasciato l'Africa dietro di noi, avremo un concerto sul bastimento e mi produrrò anch'io col mio fischietto. Tutte le volte che lo suonerò mi ricorderò dei giorni in cui il mio ragnetto portafortuna sedeva sulle mie ginocchia e ascoltava. Mia cara, sto diventando vecchio e dopo ogni viaggio sono più grasso. Non sono un bravo uomo e qualche volta temo che la mia anima in tutta questa massa di carne non sia più grande di un pisello. Tu non sai come sia facile per un uomo come me incorrere in una disperazione irremissibile. Ma allora io penso a mia figlia e che un tempo in me ci fu abbastanza di buono per metterla al mondo. Una moglie partecipa troppo del peccato dell'uomo per l'amore perfetto, ma una figlia può salvarlo alla fine. Prega per me, ragnetto, tuo padre, che ti ama più della vita stessa. Scobie non ebbe dubbi sulla sincerità perfetta di questa lettera. Non era scritta per nascondere una fotografia delle opere difensive di Cape Town o un rapporto microfotografato sui movimenti di truppe a Durban. Sapeva però che avrebbe dovuto essere esaminata per vedere se non c'erano cose scritte con inchiostro simpatico. Esaminata sotto un microscopio, cui avrebbe dovuto essere sottoposta anche la fodera della busta. Trattandosi di una lettera clandestina, nulla poteva essere lasciato al caso. Ma egli si era impegnato ad avere fiducia. Stracciò la lettera, stracciò insieme il suo rapporto e portò i frammenti nel forno crematorio in mezzo al cortile. Una latta da petrolio appoggiata su due mattoni con le pareti laterali forate per creare una corrente d'aria. Mentre sfregava un fiammifero per dar fuoco alle carte, Fraser lo stava raggiungendo nel cortile. In cima ai pezzi di carta si vedeva in modo evidentissimo mezza busta di formato straniero. Si poteva leggere persino una parte dell'indirizzo, Friedrichstrasse. Egli avvicinò rapidamente il fiammifero al frammento più alto, mentre Fraser attraversava il cortile con quel suo passo quasi insopportabilmente giovanile. Il frammento si alzò sulla fiamma e nel calore del fuoco un altro frammento si svolse rivelando il nome di Gröner. Fraser disse allegramente: state bruciando le prove del reato? E guardò dentro alla latta. Il nome si era annerito. Fraser non poté vedere più niente con certezza, eccetto un triangoletto di busta annerito che a Scobie appariva decisamente forestiero. Egli lo eliminò con un bastoncino e alzò gli occhi su Fraser per vedere se potesse scorgervi sorpresa o sospetto. Ma in quella faccia vacua non c'era niente da leggere, era vuota come una lavagna scolastica in periodo di vacanza. Solo i battiti del suo cuore gli dissero che era colpevole, che si era unito alle file degli ufficiali di polizia che si erano lasciati corrompere. Costoro erano stati corrotti dal denaro, ma egli era stato corrotto dal sentimento. Il sentimento è più pericoloso, perché non ha prezzo. Su un uomo disposto a ricevere denaro si può fare affidamento, perlomeno in termini di cifre, ma il sentimento in un cuore umano può svolgere le sue spire per un nome, per una fotografia, persino per il ricordo di un odore.